Non è stata solo la presentazione delle CUP provinciali fra le cose che sono state dette dal direttore generale dell'ASL Foggia Piazzolla, anche l'intricata vicenda legata al servizio 118 in provincia di Foggia e soprattutto nell'area garganica. Lo stesso direttore sanitario in un'intervista concessa al collega Antonio Nino Bruno di Studio9TV.com di Lucera ha rimarcato questa ipotesi ed anche il fatto che alcuni medici si sono rifiutati di andare a lavorare in quelle zone. Ecco un passaggio dell'intervista. No, guardi, per come si era presentata un'estate molto critica, poi ciascuno la vede dalla sua parte, no? Cioè, io dico il beneficio che apporta il turismo su alcune aree, per esempio del Gargano, ma anche sui Monti Dan, è indiscutibile. Questo però ci impegna nel nostro lavoro, no? E naturalmente ci sono stati delle criticità nell'applicazione di alcuni istituti contrattuali con il 118, ma abbiamo spiegato che non è stata un'iniziativa nostra quella di revocare alcune indennità che vanno oltre quelle specifiche del contratto. È stato un diktat anche piuttosto rigoroso della Regione Puglia, che adesso diciamo, so che si sono riuniti ieri, stanno continuando a esplorare questa ipotesi e io spero che diciamo, anche lì trovino una soluzione, perché nessuno vuole. Poi c'è una criticità molto grossa, che alcune nostre postazioni sono piuttosto disagevoli e nonostante il continuo impegno che noi abbiamo messo per poterle coprire, i medici si rifiutano di andare, che ne so, Peschici per esempio è una nota dolente per noi, Lesina è una nota dolente. Pensate a questa Puglia quanto è lunga e naturalmente diciamo, se uno viene da fuori raggiungere quelle postazioni è davvero difficile, capisco anche questo. Ma noi